Willkommen e benvenuti al nuovo format di Bundesitalia, un format che si chiama Prost. E è un format nuovo che vi presentiamo noi, Giorgio Dusi, Giorgio Tosatto. Ciao Gio. Ciao Gio, ciao a tutti. Roberto Brambilla, che è bloccato in metro, ma intanto che arriverà con lo spirito, è già con noi, e con lo spirito non solo perché ci ha preparato anche la presentazione, competenza veramente di altissimo livello, ma non c'erano dubbi. È un format in cui parleremo di cosa? Ovviamente di calcio tedesco, come facciamo sempre, con degli ospiti. Ogni puntata ci sarà un ospite diverso e il tema, diciamo così, sarà quello ovviamente di raccontare il calcio tedesco visto da più vicino, da chi lo ha vissuto dall'interno, con un po' di quella che è, insomma, una parola culto, ma anche, insomma, una specie di un must, no? Diciamo, quando si parla di calcio tedesco, si parla di birra, insomma. E tutti gli ospiti chiederemo di portare, appunto, un loro boccale speciale. Infatti siamo equipaggiatissimi, anche noi, e ci racconteranno un po' la storia, no? Che c'è dietro a questi boccali. Quindi, insomma, parleremo un po' di calcio, ma anche un po' di birra, perché giustamente le due cose stanno molto bene insieme e sarebbe un peccato separarle, no? Allora, Rob, doveva essere qui a narrare, a presentare il personaggio di oggi, il primo ospite della puntata zero di Prost, che è Massimo Morales. Chi è Massimo Morales? Ce lo facciamo spiegare dalla voce di Rob. Immaginate che ci sia una faccia di Rob qui che parla, e il gioco è fatto. Massimo Morales, classe 1964 da Caserta, è uno degli italiani che conoscono meglio il calcio tedesco. Nella sua lunghissima carriera, che è lunga più di 30 anni, è stato in tanti paesi, è stato in Ghana, è stato in Italia dove ha svolto diversi ruoli, ha allenato in Svizzera, è stato in Ungheria, ha allenato in Repubblica Ceca, ma la Germania è quella che è forse la sua seconda casa, per non dire la prima. Nella sua appunto lunghissima carriera, che tra l'altro è oggetto dell'Ombra del Mister, un suo libro appena pubblicato, ha avuto tre grandi esperienze in Germania. La prima al Bayern Monaco, dove è arrivato nel 1992, dove ha allenato le giovanili per 2 anni, e poi nel 1994 una grande occasione, quella di essere l'interprete, l'assistente di Giovanni Trapattoni, e a quel ruolo era stato chiamato grazie ai buoni uffici dell'altro co-trainer di Giovanni Trapattoni, cioè Klaus Augenthaler. Tolta quell'esperienza, la prima del Trap in Bundesliga, ha fatto due altre grandi imprese. La prima, riportare nel 2004 il Fortuna Düsseldorf tra i professionisti in quella che era una volta la Regionalliga, secondo posto. E poi promozione in Regionalliga. E poi nel 2013 quello di salvare lo Stuttgarter Kickers, che era già sprofondato oltre la seconda divisione, e era riuscito a salvarlo e a, diciamo, a tenerlo nel calcio professionistico. In tutto questo, come abbiamo detto, lui non ha mai perso i contatti con tutto quello che è il mondo tedesco. Se è vero che nel caso Ralf Rangnick fosse stato l'allenatore del Milan, lui avrebbe fatto parte, e non solo per le sue conoscenze linguistiche, del suo staff. Lui, Massimo Morales, è con noi stasera. Massimo Morales, classe Questa 1964 da Caserta, chiusura è uno molto dei. da. Basta, non la sentiamo più dire, sentite una volta, basta, avanti. Questa chiusura fa molto Maria De Filippi, è molto c'è posta per te. Questa roba la diremo, questa cosa. Diamo il benvenuto al mister Massimo Morales. Mister, buonasera, benvenuto a Bundesitalia. Buonasera, guten Abend e saluti a tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo. E ovviamente Prost. Ovviamente Prost, perché chiaramente non si può non Ovviamente, cominciare così. col mio bicchiere storico. Esatto, mister, ci faccia vedere un po' questo boccale, che insomma è la cosa più importante questa di tutto il programma. Eccoci. Ma questo bicchiere mi è stato regalato da Werner Holk, che era il capitano del Bayern negli anni 60, quando Beckenbauer iniziava la sua carriera, ancora prima che arrivasse Gerd Müller e Hoeneß, Breitner e tutti quanti, e dietro ci sono tutte le firme dei giocatori di quella squadra.
e andava a celebrare, credo, la vittoria della Deutsche Pokal, della Coppa di Germania del 66, che permise poi al Bayern di partecipare alla Coppa delle Coppe, credo, del 67, che il Bayern vinse. E quindi è un pezzo pregiato storico regalatomi da questo giocatore, Werner Holt. Che ha anche un discreto valore, oltre che affettivo, insomma, ci sono tutti gli In autografi marchi, dietro, giusto? hai un valore in Deutschmark. Giusto, 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 giustissimo. Sono quelle cose che non si possono valutare No, in è un uno di questi ricordo, è un minuti. ricordo. Esatto, esattamente, esattamente. Uno dei tanti che si porta dietro e questa sera un po' li condividerà con noi, no? Allora, come dicevamo, è un format nuovo, quindi già innanzitutto per chi non ci conosce, vi invito a seguirci sui social, su Instagram, su Facebook, iscrivetevi al canale, ascoltate il podcast, iscrivetevi anche al canale YouTube. Sapete che se cercate Bundes Italia ci trovate ovunque, trovate solo e soltanto noi. E questa è una puntata zero, no? Anche per noi, e abbiamo preparato un qualcosa di diverso, no? Dal solito podcast che magari siete abituati a vedere. Ad esempio, abbiamo preparato questa piccola rubrica che inizia, un po', introduce l'ospite, ci aiuta a delineare un po' quella che è la storia dell'ospite, che si chiama Brezel. Nome ovviamente che con la birra poi ci sta molto bene, quindi mi sembra perfetto. E sono un po' di domande, Joe, introducila tu, Sì, visto che è la tua rubrica, insomma. certo, assolutamente. Allora, facciamo, mister, le faccio qualche domanda Sulle abbastanza brezze. generica su Brezel, sì, esatto, su. Allora, la prima è una curiosità, in realtà sono tutte curiosità, ma la prima va un po' più nello specifico, cioè qual è la squadra tedesca che tifa o tifava, insomma, diciamo per cui ha simpatizzato oppure simpatizza tuttora? Ma ovviamente sono legato al Bayern a doppio filo, perché poi l'inizio della mia storia anche di allenatore, e dove tra l'altro ho smesso di giocare ufficialmente, perché io prima di allenare le giovanili feci un ultimo tentativo giocando agli amateur del Bayern, dove non ho mai esordito, mi sono solamente allenato alcuni mesi, e dove capii appunto che era il momento di appendere le scarpe al chiodo a 27 anni, in effetti. E poi iniziai da quel momento ad allenare nel settore giovanile, quindi sono molto legato a questo club, anche se nell'età, diciamo, nell'infanzia, no? Da ragazzino seguivo molto il Borussia Mönchengladbach, che era la squadra, diciamo, che praticava il calcio più spettacolare insieme all'Ajax in quegli anni, forse insieme al Liverpool di Paisley, e quindi ero legato a... Però ecco, il Bayern è la mia squadra del cuore. Poi per un fatto affettivo che va anche al di là del calcio, guardo sempre il risultato del Fortuna Düsseldorf, perché Certo. è rimasta, insomma, un po' nel cuore quell'impresa. Bene, grazie. La seconda domanda è, forse poi alla fine in qualche modo sarà legata, ma vediamo. Cioè, qual è il giocatore tedesco preferito o a cui in qualche modo è più legato? Ma sicuramente Lothar Matthäus, che ho avuto anche l'onore di allenare come vice allenatore, e che secondo me è uno di quei grandi campioni della storia del calcio, addirittura un po' sottovalutato, nonostante poi il suo palmarès parli di tanti campionati, di un mondiale vinto, di un europeo vinto da giovanissimo nell'80. E Lothar, ho avuto la percezione del campione non solo sul campo, ma per quello che significava nello spogliatoio, la leadership, la capacità di essere capo, anche magari scomodo, e quindi a Lothar sono particolarmente legato. Grazie. La terza invece, qua è una disputa che cominciamo ad avere anche noi. Qual è lo stadio in Germania più bello che ha visto? Questa è una domanda alla quale non posso rispondere, perché sono amante dell'Olympiastadion, dove ormai non si gioca più al calcio. E quindi quello per me è lo stadio, anche perché lì Concordo. dovevo esordito da professionista. Diciamo, però, parlando degli stadi più moderni, insomma, le arene, come le chiamiamo oggigiorno, credo che quello del Borussia Dortmund, sia il luogo che ti trasmetta più emozioni, più dell'Allianz Arena del Bayern, anche perché ha una capienza superiore, c'è un'atmosfera diversa, quindi io credo che lo stadio
il quello che si chiamava un tempo Westfalenstadion, e poi adesso cambiano i nomi secondo gli sponsor, ma lo chiamiamo così. Lo chiamiamo sì. Così, e secondo me lo stadio in Germania. Ma Rob, scusami se ti interrompo. Tra l'altro è arrivato Rob dietro le quinte, adesso lo inseriamo. Ma Gelsenkirchen alla Veltins-Arena, quella insomma dopo il Parkstadion, no? Insomma, c'è mai stato? Come l'ha trovata? Perché è un po' quello che mi dicono tante persone che vanno a Gelsenkirchen, vanno a Dortmund, dicono Dortmund bellissimo, però Gelsenkirchen, cioè proprio senti ancora di più rispetto a Dortmund la passione. Trova anche lei questa cosa oppure è una cosa che non condivide? Una curiosità mia. Ho stato nella Veltins-Arena, non mi dà... Ma sai, poi la passione, l'emozione è anche una cosa personale, quindi cioè, magari... determinato foro, un determinato... Certo. Io mi emoziono tantissimo, faccio un esempio banale magari, quando vado a vedere partite ad Augsburg e a Colonia, perché il pubblico, magari gli inni che cantano, in determinate situazioni, ma un'altra, ho visto un Eintracht Frankfurt Inter un paio d'anni fa, in Europa League, e ho un video, ovviamente non faccio i video e le foto come il tifoso qualunque. In quel caso mi sono permesso di fare un video, che ho ancora, perché il pubblico dell'Antrak fece una coreografia prima della partita che non ho mai visto nemmeno negli stadi brasiliani. Quindi è molto legato a un fatto personale, credo, il discorso delle emozioni che ti dà uno stadio, una tifoseria. E quindi, però Gelsenkirchen, sai, è una brutta parola qui in Germania, no, scherzo ovviamente. Perché è una brutta città, però lo possiamo dire anche perché sì. Lo diciamo sempre, nei nostri posti sì. Lo diciamo sempre. Quindi... No, nel senso che è una squadra proprio non amatissima, ecco. Vabbè. Anche e resto un pochino anche forse sull'aspetto personale, ma che è l'ultima domanda. Qual è il ricordo più bello legato al calcio tedesco, a tutti gli anni cui ha vissuto legato al calcio tedesco? Ma dico la mia promozione con il Fortuna Düsseldorf, ovviamente è una cosa particolare, anche perché era la mia prima, io non è che ho vinto tante cose nella mia piccola carriera, però quella era la mia prima diciamo vittoria nel calcio professionistico, e quindi la mia prima impresa, perché si trattò di un'impresa, fare quel tipo di campionato, beh, la storia sarebbe lunga. E c'è un libro di prossima pubblicazione che mi sono permesso anche di scrivere, e su quell'annata, quindi sì, diciamo che la promozione del Fortuna di Düsseldorf, assolutamente. Grazie. Prego. Grazie mister, c'è anche Roberto Brambilla, ciao Rob, finalmente sei mister, noi. Finalmente ci conosciamo di persona. Finalmente ci conosciamo di persona. salve Roberto. Rob era in ritardo non per colpe sue chiaramente, ma per colpe di Trenord, che ha deciso di sabotare la prima puntata di Prost, quindi Rob, anche a te diciamo Prost. Di sabotarci, insieme. Di farci arrivare in ritardo. Diciamo... Peraltro non so se si poteva dire la parola all'azienda del treno, però insomma ormai l'abbiamo detta, quindi insomma ci siamo giocati anche la prima puntata del podcast, abbiamo già ci fanno già chiudere, perfetto così. Allora, no, andiamo avanti poi con quella che è la parte centrale, no, adesso, perché insomma, prima puntata, come dicevamo prima, no, Rob, stiamo spiegando un pochino anche i format che faremo, no, in questa lunga serie di trasmissioni, speriamo. E la parte centrale la strutturiamo in questo modo, con cinque parole chiave che cercano di raccontare un pochino il nostro ospite, il mister Massimo Morales in questo caso, e ne abbiamo scelte cinque. Rob, io ti faccio vedere la prima e poi tu crei un contesto e poi insomma diamo la parola al mister e diciamo la prima cosa che gli viene in mente. Beh, in realtà la prima è un po' scontata, visto che tra l'altro l'abbiamo appena menzionato, è Buch, che è il libro, perché insomma il mister ha fuori un libro, no? Coach, la prima domanda è come mai le è venuto in mente di scrivere un libro e su cosa, dato che lei ha una carriera, l'abbiamo raccontata nella intro, in cui ha fatto tante cose nel cose diverse, tanti paesi diversi. Come mai le è venuta l'idea di fare questo libro, di raccontare e raccontarsi? Ma io, come forse alcuni sapranno, prima di fare l'allenatore facevo il giornalista, quindi avevo una certa dimestichezza anche con la carta stampata, e la passione dello scrivere mi è sempre rimasta.
Poi si è verificato un episodio nella mia vita, adesso non voglio raccontare troppo nei dettagli per vari motivi, dove io ho dovuto fermarmi con il mio lavoro, e quindi ho avuto, per motivi di salute fondamentalmente, e quindi ho avuto molto tempo a disposizione per riflettere su tutto quello che era stata un po' la mia carriera calcistica, ma non solo, la mia vita. E quindi andando a ritroso nel tempo mi sono ritrovato agli inizi della mia passione, che è quella di un bambino che nasce all'Interland napoletano e cresce lì in un contesto piuttosto difficile, quello degli anni 70 comunque, e da lì si sviluppa tutta la passione che poi attraverso scelte diciamo anche temerarie per l'epoca l'ha portato a girare il mondo e prima a provare a fare il calciatore, Scandinavia, Francia, Olanda, eccetera, e poi arrivare in Germania e quindi cercare di fare qualcosa. Ripeto, prima iniziai a fare giornalista come corrispondente del Guerri Sportivo, parlavo proprio di Bundesliga, di calcio tedesco. All'epoca dovete immaginare, non c'erano i social, non c'era internet, quindi un corrispondente era importante averlo sul posto, poi specialmente lavorando al Bayern di Monaco. E quindi ho fatto in questa fase diciamo catartica della mia vita, ho deciso di mettere su carta tutto ciò, stimolato anche da Filippo Grassia, ex direttore del Guerri Sportivo. Alla fine del libro avevo deciso di non pubblicarlo perché erano cose molto personali in certe situazioni e quindi poi, però poi ho detto sì, visto che la vita sta prendendo anche un'altra strada e alla fine ho deciso di pubblicarlo. E in linea col personaggio ho fatto un'autopubblicazione perché ho notato che gli editori mi facevano perdere un po' di tempo e poi su certe cose, sai, volevano togliere delle situazioni, ma la storia è nuda e cruda com'è e quindi andava raccordata così. E allora l'ho fatto uscire e adesso anche quelli che pensavano di conoscermi a fondo stanno scoprendo cose che non sapevano, non conoscevano, non immaginavano. Rob, prima di ricevere la parola faccio vedere la copertina, no, di questo libro di cui stiamo parlando, cioè L'ombra del mister, che insomma, così almeno se la vedete anche nelle librerie, insomma, sapete riconoscerla, una copertina che tende a farsi notare, no, perché insomma c'è l'ombra del trap e dietro appunto c'è mister Massimo Morales e poi questo profilo di Johan Cruyff, insomma, mi permetto di dire una precisazione, Johan Cruyff, perché in questa storia lui è stato diciamo il volano di tutto quello che poi è successo nella mia vita, è una persona, un personaggio che io ho avuto modo di conoscere e di incontrare più volte e quindi è un po' nella storia appare più volte, quindi è stato un omaggio al mio giocatore preferito, poi, in effetti. Ce lo diceva prima, no? Che è cresciuto negli anni 70, insomma, l'Ajax era anche un esempio per lei, e appunto ci ha raccontato un po' quello che è stato il suo inizio, e adesso direi che possiamo andare alla seconda parola, Rob, che ci spieghi perché. Allora, noi su questa parola ci abbiamo fatto anche una puntata del nostro podcast, una parola, una storia, quindi se volete approfondire andate a cercare nel nostro archivio e trovate. La parola è appunto Co-trainer, che poi alla fine è anche traducibile come l'ombra del mister, no? Rob, contestualizziamo un po' questa parola. Allora, co-trainer? No, Rob, la voce al microfono. Ero mutato. Okay, dice allenatore, esatto. O in tedesco co-allenatore, che spiega un po' il ruolo. Coach, io le volevo chiedere, lei l'ha fatto di Giovanni Trapattoni, volevo sapere un po' com'è il suo ruolo, qual era il suo compito, perché adesso molti staff hanno staff, molti allenatori hanno staff molto ampi, invece quando lei era al Bayern era uno staff molto più ridotto. Qual era il suo ruolo, qual era anche l'interazione poi con i giocatori, com'è che funzionava, com'era tra il 94-95, è stata la prima avventura di Trapattoni al Bayern? Sì, io ero il co-trainer, appunto l'assistente aggiunto, perché il co-trainer istituzionale era Klaus Augenthaler, quello della società. Trapattoni arrivò senza staff e all'epoca non si portava dietro lo staff l'allenatore e poi c'era l'allenatore dei portieri che era Sepp Maier, giusto per fare un nome. C'era Gerd Müller che dava una mano così a lì, stava sul campo, però in effetti non è che aveva il ruolo principale e per dirla, insomma, questi vabbè, non discreti nomi, scusi se le interrompo. No, ma io queste cose le racconto nel dettaglio nel mio libro, ovviamente il capitolo dedicato al Bayern è molto ampio. E poi uscivi fuori, incontravi Uli Hoeneß, Gerd Müller, come Beckenbauer, arrivava Rummenigge, insomma c'erano un po' di campioni del mondo, campioni d'Europa misti,
Schwarzenbeck che portava il furgoncino col materiale. Quindi per dirvi, questo era l'ambiente in cui sono cresciuto, dove mi trovavo, e il mio ruolo fu quello inizialmente di interprete, un po' come faceva Mourinho con Van Gaal, fece Mourinho con Van Gaal all'epoca al Barcellona, nello stesso periodo, però poi tra pattoni, rendendosi conto che evidentemente il sottoscritto, nonostante la giovane età, avesse buona conoscenza, soprattutto della squadra che stava allenando e della Bundesliga, inizio a darmi altri compiti, quale quello di analizzare gli avversari, ma anche compiti sul campo, magari fare le esercitazioni. Ricordo che facevo delle esercitazioni con Jean-Pierre Papin, che fu preso quell'anno dal Milan e aveva dei problemi fisici, quindi spesso si doveva allenare a parte. Ecco, lui era uno di quei giocatori che io davo una mano a allenare a parte. Poi mi allenavo sul piede sinistro di alcuni giocatori che erano destri, perché il Trapp c'aveva questa cosa. Ricordatevi che Lothar ha imparato all'Inter a calciare di sinistro, quindi tutti i giocatori dopo l'allenamento, alcuni di loro venivano da me: Massimo, c'è un po' di allenamento sul sinistro, eccetera. Quindi diciamo che era un po' un all around. E la cosa principale che mi onorava e poi mi gratificava era quella che il Trapp mi faceva fare quando c'era da parlare nello spogliatoio. Lui parlava un pochino, ma poi mi faceva fare il discorso a me in diretta, perché lo preparavamo prima ovviamente insieme, quindi è una pura traduzione simultanea, ma era più che altro, ecco, io mettevo la mia enfasi, la mia energia, la mia dialettica, e questo era chiaramente molto gratificante. È lì che poi forse ho capito anche che potevo farlo l'allenatore, anche perché ti trovai di fronte a grandi giocatori, quindi sai, avevo 30 anni, era la prima esperienza, però me la cavai abbastanza bene, diciamo. Ora, questo era il mio ruolo. Non voglio andare troppo negli spoiler del libro, perché insomma l'ho ordinato, non vedo l'ora che mi arrivi, però un piccolo episodio, un qualcosina, sì. Tre righe, ce la racconta una delle cose contenute nel libro? Ma il Trapp arrivava da un contesto italiano, fatto di Juventus, di Inter e poi precedentemente di Milan da calciatore, dove lui arrivò in Germania, quindi pensava che la Germania fosse un upgrade del sistema italiano dal punto di vista della gestione e della, non so, dell'alimentazione. Ecco, facciamo un esempio di queste cose. E si ritrovò con quelle colazioni alla tedesca, pancetta, uova. La sera dopo la cena i giocatori si sedevano, bevevano la birra, si fumava la sigaretta, c'era quello che prendeva il whisky. Cioè, si facevano quelle cose che il giocatore anglosassone era, ed è probabilmente tuttora, abituato a fare. Immaginatevi in un ritiro di un Milan, di un Inter o di una Juventus, giocatori che dopo cena si siedono sul divano con le gambe in aria, si fumava la sigaretta davanti a tutti, bevendosi un paio di birre, e quindi ecco, diciamo che racconto un paio di aneddoti relativi a questa diciamo un po' all'alimentazione e un po', e lì il Trapp rischiò di esplodere, perché là dovetti fare opera di, come si dice, di mediazione, perché insomma togliere quel ben di Dio da quei banchetti fu difficile, perché questi giocatori erano abituati così, mangiavano le olive, mangiavano, non so, le aringhe a colazione, cose così, insomma. Mentre lui era abituato in Italia, sai, il riso in bianco, la fettina di carne, il filettino, tutte queste cose precise. E, ecco, lì c'è da sorridere se si legge il capitolo riguardo un po', ecco, discorso alimentazione. Ecco, e allora direi che a questo punto la prossima parola è automatica, cioè veramente è impossibile non andare a Hollywood, perché negli anni 90 nasce l'FC Hollywood. Rob, raccontiamo un po' cos'era questo FC Hollywood. Diciamo che era il termine con cui i giornali tedeschi utilizzano tuttora per definire certi momenti dello spogliatoio del Bayern. Sappiamo che spesso si usano due parole che sembrano antitetiche, Hollywood e famiglie. Prima Coach ha citato nomi che Gabel, Schwarzenberg, comunque tutti i giocatori che hanno poi dirigenti che hanno avuto il DNA Bayern. Però poi c'era questo aspetto. Le volevo chiedere quanto l'ha visto lei nella sua esperienza da co-trainer
e anche nella sua esperienza precedente, lei prima aveva allenato la B-Jugend, che per chi non ci conosce è la seconda categoria, la A-Jugend sarebbe la nostra primavera, anche se poi le età sono sfasate perché sono leggermente diverse. Volevo chiedere se davvero è FC Hollywood e secondo lei se ancora adesso è FC Hollywood o è un'altra era completamente. Ma è un'altra era completamente. Io l'FC Hollywood, ancora prima che ne facessi parte, lo vivevo da ragazzo 28enne, 29enne, single, che viveva a Monaco di Baviera, perché poi i locali, le discoteche, i posti che si frequentavano, quelli dove arrivavano, c'erano anche i giocatori del Bayern, che poi Monaco è grande, però poi alla fine è anche piccola in un certo senso. E quindi il famoso P1, che esiste ancora, è un locale, una discoteca molto bella, soprattutto d'estate, con i giardini all'aperto, il Maximilian. E diciamo che una volta entrato dentro mi resi conto che quello che si scriveva, che si accennava sui giornali, era effettivamente una vita notturna piuttosto movimentata, piuttosto attiva. Ma non tanto era il problema di uscire la sera, perché poi alla fine, come diceva il Trap, questi mangiano quello che vogliono, fanno quello che vogliono, e però poi corrono come treni la domenica, il sabato, no? Si gioca il sabato, quindi non me ne frega quello che fanno, perché alla fine hanno questo atletismo che è esuberante. Il problema è che si innescavano delle situazioni all'interno dello spogliatoio che poi portavano a una mancanza di disciplina in certe situazioni, alle dichiarazioni sui giornali, che poi portarono a quello che accadde successivamente negli anni successivi, col la famosa esplosione del Trap davanti ai microfoni, con strunz, perché si erano create delle situazioni. Ovvero, se tu fai una vita non regolare, è chiaro che c'è più adito il giorno dopo nello spogliatoio sul campo a qualche cosa, magari perché la sera prima ti sei bisticciato col compagno per chi doveva prendere il numero di telefono di una ragazza, la dico proprio così com'era, e allora entrava uno nelle gambe durante l'allenamento per una cosa del genere, piuttosto che altre storie familiari, extrafamiliari, e quindi, e chiaramente la stampa ci speculava, anche se fino a un certo punto, perché bisogna dire che poi questi grandi nomi che abbiamo citato, Hoeneß, Beckenbauer e Rummenigge, i dirigenti principali, avevano un certo, diciamo, non dico controllo, però avevano abbastanza le redini della situazione. E tante cose, non so, per dire cose che non relative al mio periodo, ma successivamente, non so, fatte da Mario Basler, giusto per fare un nome, sono rimaste così, diciamo, nel cassetto, ecco, voglio dire, non sono uscite fuori, piuttosto che Mehmet Scholl, piuttosto che adesso, poi qualcuno l'ho vissuta, sono andati in prescrizione i reati, diciamo, però qualche serata con Claudio Tale, Io non mi sono permesso di scriverla manco nel libro, dico la verità, perché andava insomma a toccare anche un po' la nostra immagine, però eravamo dei ragazzi, se ci penso oggi avevo 30 anni, lui ne avrà avuti 35, voglio dire, eravamo 36, adesso non ricordo, se ci penso oggi che siamo gli uomini maturi, eravamo dei ragazzi, poi Klaus aveva, diciamo che ogni trasferta mi portava a fare dei giri turistici notturni, ma sempre giri turistici erano, perché lui da ex calciatore della Bundesliga conosceva un po' tutti i posti, dovunque andavamo a giocare, insomma, poi il dopo cena andavamo sempre in giro, ma non facevamo niente di male, cioè, si usciva, si andava a bere qualcosa, insomma. Coach, una cosa su questo, lei prima parlava della gestione, ma dell'importanza del controllo, comunque dell'attenzione ai media. Quello che è successo qualche giorno fa, abbiamo visto che al Bayern, con la vicenda Neuer, con un'intervista che i media tedeschi si sono sempre domandati, ma come fa un settore media così serio come quello del Bayern, diciamo, far uscire una cosa di questo tipo, che poi è una dichiarazione di tra l'altro, ha un bravissimo giornalista, Raphael Hönigstein, che mi pare che sia sua poi l'intervista fatta a Neuer. Secondo lei ai suoi tempi sarebbe successo una cosa di questo tipo? Cioè un'uscita di questo? Per far capire com'è la gestione, perché i media tedeschi si sono molto evoluti, si sono molto italianizzati, perché su alcune cose erano molto più sul campo, da quando c'era lei, già a metà anni 90, la Bild dava più sul fuori che sul campo, ovviamente. Ho detto la Bild, ma potevo dirne altre, ho detto la prima che mi è venuta.
Ma è chiaro che è cambiato il mondo e quindi non ci sono adesso ci sono i social, però ai miei tempi, diciamo così, negli anni 90, è chiaro che, ripeto, il controllo che aveva la società anche sulle situazioni era maggiore rispetto a oggi, perché oggi è difficile tenere a tacere una situazione, anche se che bisogna dire una cosa, proprio per un fatto della società tedesca, il calciatore è molto più libero di esprimere la propria opinione, di parlare, di lasciare interviste rispetto a quella italiana. Cioè, nessuno si permetterebbe mai di dire a Neuer non fare l'intervista, perché Neuer, da cittadino tedesco parlo, non tanto da calciatore, ha il diritto, ritiene di essere in diritto di poter dire quello che vuole. Quindi diciamo che anche ai tempi di Strunz, perché succede? Perché Strunz e Scholl, Basler fanno delle dichiarazioni, fanno delle interviste. Lì escono perché la società voleva che uscissero, c'è da dire questo, la società voleva che ci fosse l'uscita di questa intervista, non dico che l'avesse sostenuta, ma insomma uscì per questo. Però in Germania tu senti il giocatore criticare l'allenatore piuttosto che dire no, giochiamo un calcio non offensivo, piuttosto l'allenatore non ci fa allenare in difesa, cioè c'è un rapporto un po' diverso, anche quando guardi le interviste post partita, ti fanno delle domande che se le facessero in Italia partirebbero le scarpate. Caccerebbero il bordocampista. Caccerebbe il bordocampista e il calciatore si riterrebbe in diritto di menarlo il bordocampista, perché invece in Germania, con una aplomb anglosassone, sassone in questo senso, in questo caso, fanno domande micidiali. Io non ero abituato, perché poi deve pensare il fatto mediatico, anche allenare il Fortuna Düsseldorf, soprattutto il Fortuna Düsseldorf è una società che anche in Serie C facevamo 40.000 spettatori, 50.000 spettatori, voglio dire, c'è una cassa di risonanza importante. Io dovetti abituarmi a questo perché a volte andavo da 0 a 100 in un secondo per le domande che mi facevano e poi Thomas Berthold, che all'epoca era il general manager della società, ex campione del mondo, mi diceva Massimo, lui aveva giocato in Italia, quindi conosceva la situazione italiana, diceva Massimo, ti devi abituare, qualsiasi domanda ti facciano, rispondere con competenza, anche in maniera magari arida, però non te la prendere sul personale, non ti arrabbiare. Quindi diciamo sono un po' di differenze proprio a livello di società Culturale, diciamo, culturali, sì, culturale. di cultural intelligence, come la chiamiamo a Coverciano a volte, il luogo che frequentiamo noi allenatori. E quindi, però adesso che il fatto Neuer faccia questa intervista, beh, è chiaro che sai, Manuel Neuer è Manuel Neuer. Immagino che abbia capito che il suo tempo al Bayern è andato e si è sentito in diritto di fare. Ma è un po' di tempo che c'erano delle avvisaglie, dei segnali, quindi adesso non so da chi sia stato consigliato, però sai, Manuel Neuer, capitano nazionale, capitano. È stato capitano del Bayern, ha vinto tutto. A mio modo di vedere, forse il portiere più forte della storia, più completo. Poi dice un po' quello che vuole, un po' come Mateus all'epoca, diceva quello che voleva. Mi ricollego a questo, scusa anche Rob, per una curiosità. Ma è un sorso di birra, lo posso bere? Sì, tutti a questo punto farei. Mister deve, cioè non è che può, deve assolutamente. Prost! Prost, eh? Eccoci. Allora, la domanda è appunto anche collegandosi all'attualità, quindi a quello che chiedeva Rob sull'intervista di Neuer, lei ha incrociato Oliver Kahn nei suoi anni di Bayern. Che tipo di personaggio è? Perché visto da fuori, senza conoscerlo, ovviamente è quasi un personaggio mitologico, no? E anche come dirigente dà l'impressione, ma probabilmente è così, però chiedo a lei, di una persona molto determinata, molto rigida forse anche. Quindi forse a maggior ragione, adesso le conseguenze per Neuer potrebbero essere nefaste. Però, detto questo, in realtà lei ha spiegato bene, anche il peso delle dichiarazioni dei calciatori in Germania. Però le chiedo, rispetto alla figura di Oliver Kahn, come l'ha visto? Lei l'ha conosciuto che era anche molto giovane, quindi può essere che sia cambiato, ma com'era? È cambiato sicuramente. Lui arrivò dal Karlsruhe quell'anno ed era un portiere di grande talento che aveva terrore de delle uscite alte.
Infatti facciamo degli allenamenti specifici. Lui diceva: io ho paura dei palloni alti, cioè, usavo proprio la parola angst, paura. E quindi questo è un piccolo aneddoto. E Questo è un quindi titolo, mister, questo è un titolo in Germania, eh. Se arriviamo in Germania, questo è un titolo sulla Bild. No, no, ma io lo descrivo. perché per coach, per definizione in tedesco, Kahn hat keine Angst. Sì, Esatto. ho questo successivamente. Lui fa i primi 6 mesi, poi si rompe un crociato in un'uscita bassa, viene operato a Stedman in Colorado, dopo 4 mesi, meno di 4 mesi, è la cosa, cioè da Superman, ritorna a giocare, per dire, no? Quindi un animale, nel senso buono, una ambizione di diventare il numero uno di Germania, del mondo, un carattere che poi metteva in secondo piano la sensibilità dell'uomo e l'intelligenza dell'uomo, perché Oliver Kahn è una persona di alta intelligenza, di grande sensibilità, culturalmente preparato, non solo calcisticamente, e ha grande competenza calcistica. Lo abbiamo notato però nel dopo carriera, quando lui diventò opinionista per la TV di Stato tedesca durante varie manifestazioni mondiali, europei, e lì abbiamo avuto modo di apprezzare il Kahn che si stava preparando poi a fare il dirigente del Bayern. E se Hoeneß lascia fare, perché poi è Hoeneß che lascia fare a Kahn il seguito di Hoeneß, vuol dire che hanno riconosciuto in Oliver Kahn delle qualità da Bayern che devono essere sicuramente qualità importanti. È chiaro che da calciatore non gli potevi nemmeno dire buongiorno, perché spesso ti rispondeva con un grugnito. Faceva allenamenti pazzeschi con Sepp Maier, che era allenatore dei portieri, che, una parentesi, anche a meno 10 sotto zero, con i pantaloncini corti e le scarpe da calcio senza calzettoni, questa è una piccola chicca, e calciava due o tre palloni contemporaneamente, cioè, e Kahn te li prendeva tutti, io ho mai visto un'esplosività sulla linea. Però lui iniziò con questo fatto che i palloni alti, cioè, no, io ho paura dei palloni alti, dobbiamo fare. E facemmo degli allenamenti. Poi è diventato un discreto. Non è mai stato un grande portiere nelle uscite alte, però è diventato, insomma, un discreto portiere anche nelle uscite alte. Quindi Kahn, come tutti noi del resto, nell'età matura, si è trasformato, secondo me, in meglio. Diciamo, è la versione migliore, la versione migliore di Oliver Kahn adesso. Mister, ha citato un altro personaggio. Allora, ci racconta un po' questa foto. Diciamo subito chi sono. No, da destra a sinistra, Giovanni Trapattoni, Klaus Augenthaler, Massimo Morales, e poi a sinistra Uli Hoeneß, che Sì. lei ha citato. Com'è Uli Hoeneß? Com'è conoscere, parlarci? Che Ma io, guarda, personaggio è? sto leggendo da qualche giorno, ho comprato la sua biografia, perché nonostante lo conosca molto bene, sto scoprendo anche lì degli aspetti particolari. Uli Hoeneß è una delle persone nel mondo del calcio più intelligenti che abbia mai conosciuto, magari non preparatissimo dal punto di vista tecnico, perché era molto concentrato lui sul fatto manageriale, sul fatto organizzativo. E io, tra l'altro, in un capitolo della mia tesi che ho fatto a Coverciano per il corso da direttore sportivo un paio d'anni fa, parlavo proprio del fatto che Uli Hoeneß, già negli anni 90, prendeva l'aereo e per un giorno andava a New York, per dire, andava alla sede dell'NBA per andare a parlare con il responsabile marketing dell'NBA, che negli anni 90 era ovviamente più avanti rispetto al calcio europeo. E il giorno dopo ritornava a Monaco, cioè lui in un giorno faceva Monaco-New York, perché lui andava cercando già all'epoca sistemi di marketing innovativi da por a portare nel Bayern. Infatti il Bayern, quando l'ho conosciuto io, era una società, e io ricordate che subito dopo il Bayern sono stato un paio d'anni al Milan, il grande Milan di Berlusconi. Vi dico che il Bayern era ancora più organizzato del grande Milan di Berlusconi, cioè era una cosa. Quindi Uli Hoeneß, un personaggio stratosferico nel genere, è un personaggio che ha saputo far sì che il Bayern, da club negli anni 60 oberato di debiti, poi lui da calciatore e successivamente da manager. Ricordate che ha iniziato a fare il manager a 29 anni, perché lui smette presto la carriera, quindi era ragazzino quando inizia. Aveva l'esempio di Robert Schwann, il famoso storico manager, Beckenbauer. nonché procuratore di Beckenbauer,
E quindi lui da lì ha costruito quello che conosciamo oggi, il grande Bayern, che c'ha i bilanci non solo in ordine, ma con l'attivo, che ha sedi rappresentative in Cina, Stati Uniti, in tutto il mondo, e che è anche vincente. Quindi ha coniugato i successi sportivi, per quelli che noi nel nostro paese magari dico, ma sai, come fai a vincere senza fare i debiti? No, no, si può vincere e si può diventare grandissimi, e tutto questo è merito di Ulionis. Poi vi aggiungo, io ho visto personalmente situazioni dove lui ha aiutato persone, ha mostrato una generosità al di fuori del calcio, non ha mai lasciato per strada, ha aiutato Lund, un giocatore danese che aveva giocato brevemente nel Bayern, che in seguito a un incidente era andato in povertà, l'ha aiutato a riprendersi, ha aiutato Bjorn Andersson, altro giocatore svedese, che aveva smesso per un incidente nella finale contro il Leeds nel 70. Cioè lui, i suoi ex compagni, anche quelli che erano l'ultima ruota del carro delle squadre dove aveva giocato, insomma delle sue squadre, gli ha dato una mano. È stato molto, a me è dispiaciuto molto quando giustamente è stato messo in detenzione per non aver pagato delle tasse. In Germania forse sapete che non pagare le tasse equivale all'omicidio, cioè le pene più o meno, insomma, siamo quasi lì, è una cosa grave, però a parte questa macchia, stiamo parlando di persone di alto spessore umano, nonché, ripeto, il più grande manager poi ma forse se facciamo un po' i conti in generale, più grande manager europeo del calcio del dopoguerra. Sì. Penso che su questa cosa troveremmo parecchi riscontri se chiedessimo in giro se è stato veramente il più grande di tutti. Allora, mister, abbiamo fatto una parentesona sul Bayern Monaco che siamo stati felicissimi di fare, però noi siamo dei cultori, siamo dei malati, no? Quindi noi vogliamo sapere anche delle altre due grandissime esperienze che ha avuto in Germania. E direi, Rob, usiamo questa parola come anche ponte, no? Perché la parola successiva è reboot, spieghiamo un po' che cos'è e poi insomma lasciamo la parola al mister con l'esperienza successiva in Germania. Allora, il calcio tedesco a cavallo degli anni 2000 ha vissuto un reboot, cioè una rivoluzione tecnica, organizzativa, che tendenzialmente poi il cui risultato è stato, a parte la estrema competitività dei suoi club e delle sue nazionali, ha portato al Mondiale 2014. Le coach ha vissuto il calcio tedesco prima e dopo, l'ha vissuto prima in questa esperienza al Bayern e poi dopo al Fortuna e al Stuttgart Kickers. Come ha visto il cambio a tutti i livelli, sia tecnico che organizzativo? Come ha visto il prima e il dopo? Perché poi lei in mezzo ha fatto altre esperienze, il Milan è stato in Ghana, ha fatto altre cose. Come ha visto il cambio da prima a dopo questo reboot, questo avvende, come direbbero i tedeschi, perché è la parola che mi viene più normale. Allora, il calcio tedesco degli anni 90 guardava poco all'addestramento tecnico e all'addestramento tattico soprattutto. Immaginate che negli anni 90, quando sono arrivato al Bayern, mi minacciarono quasi, perché io facevo giocare la squadra a zona e loro dicevano, ma come, sei nel club del libero Beckenbauer e puoi giocare senza libero. Ed eravamo io e Ralf Rangnick in quel periodo, lui allenava le giovanili dello Stoccarda, quindi si spargeva un po' la voce che c'erano due matti che facevano sta zona che i tedeschi non la potevano fare, cioè diciamo proprio così, non la possiamo fare. E anche l'addestramento tecnico era scadente, si basava tutto sul talento naturale e sulla forza fisica che c'era. Dopo le miserie che ci sono state, soprattutto l'Europeo del 2000, la federazione innanzitutto fece un lavoro strutturale sui centri, cioè investì nei centri di allenamento, creandone tantissimi centri federali. Immaginate Coverciano moltiplicata per, adesso non so quanti ce ne saranno in Germania, una ventina credo, quindi pensate Coverciano moltiplicata per 20. E in questi centri venivano portati i talenti migliori, quelli che venivano ritenuti migliori, a fare degli allenamenti extra, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista tattico. Intanto c'era stata un'evoluzione anche grazie all'arrivo di allenatori stranieri, in primis Trapattoni, cito anche Nevio Scala che era stato al Borussia Dortmund, e poi successivamente negli anni successivi, a parte ci fu Van Gaal, Guardiola e quant'altro, però in quegli anni lì loro decisero di prendere come modello
il fatto tattico dei paesi all'avanguardia, tra cui anche l'Italia per quanto riguarda la fase difensiva, anche se lì non è che hanno imparato molto ancora oggi, visti gli ultimi mondiali. E detto questo, questo lavoro capillare non solo non ha fatto perdere talenti, cioè i talenti venivano cercati e trovati, cioè si andava a scavare anche, ho sentito una dichiarazione di qualcuno che diceva dobbiamo andare a vedere in Serie C nei campionati minori, in Serie D che ci sono giocatori importanti in Italia, magari si possono trovare, e questo ha fatto la Germania, andava a cercare giocatori dappertutto e poi li facevano allenare, oltre agli allenamenti che facevano le società, quindi è cambiata un po' la mentalità del calcio tedesco, si è iniziato a giocare a zona in maniera costante un po' in tutti i club, e poi anche con l'avvento delle tecnologie che ti permettevano di guardare più facilmente video, didattica, viaggiare di più, andare a fare come dire visite nei club dove si giocava un calcio all'avanguardia, tutto questo ne ha fatto tesoro il calcio tedesco, e si è avvalso anche dell'avvento di allenatori che erano un po' più aperti come mentalità rispetto a quelli che c'erano negli anni 90 ancora in maniera precedente. Quindi è chiaro che il calcio tedesco mette le basi del mondiale del 2014, le basi iniziano nel 2000, perché tanti dei ragazzini reclutati e portati poi pian piano nelle varie nazionali giovanili sono un po' figli di quel periodo lì, ecco, del 2000, del dopo 2000. Coach, lei ha fatto lei la definisce spesso in molte delle sue interviste la sua più grande impresa, quella del Fortuna. Il Fortuna è una squadra che ha una storia lunghissima, una storia di grande tradizione, anche una finale europea che un po' di gente si dimentica, e Christian Streich ha detto che è una delle cose che l'ha fatto innamorare del calcio, quella finale, che poi non l'ha vinta, però se dovesse raccontare perché quell'impresa è speciale e perché quel club è speciale sia per lei che in generale, perché è un Traditionmannschaft, cioè una squadra di tradizione. Sì, o Traditionsverein, loro usano più la parola come club, no? Allora, non per parafrasare Strike, ma anche io quella partita vista con mio padre, ne parlo nel mio libro, è una delle partite che perde contro il Barcellona ai tempi supplementari, 4-3, Krankl, il centravanti austriaco, fa una doppietta, se non mi sbaglio, insomma una partita un po' particolare che mi è rimasta nel cuore. E chi immaginava che poi tanti anni dopo finissi a Düsseldorf ad allenare? No, è stata un'avventura perché quella squadra stava sprofondando, quella società, era messa in fallimento, riescono a iscriversi al campionato, sono arrivati decimi l'anno prima, riescono a iscriversi al campionato perché arriva Thomas Berthold, l'ex campione del mondo, con uno sponsor, porta un po' di soldi per l'iscrizione e Thomas Berthold ha questa brillante idea di prendere un allenatore italiano che arriva lì, immaginate come erano contenti i tedeschi che arrivassero in italiano e come erano soprattutto gli allenatori tedeschi della zona. E quindi io ho dovuto trasformare questa squadra arrivata decima, dove si entrava nello spogliatoio con la tazza di caffè e la sigaretta in bocca, giusto per fare un piccolo accenno, in una squadra di soldati, una squadra di lanzichenecchi che praticamente andava sui campi a rollare tutto quello che passava davanti, apportando situazioni tattiche e dovendo gestire, faccio un paragone un po' esagerato, però per darvi l'idea, sapete Roma con le radio romane, con tutto il tantam, tutti gli influencer, ecco, Düsseldorf nel piccolo è questo, in Germania. Quindi dover gestire mille situazioni fuori dal campo, dare un colpo al cerchio, uno alla botte, ogni tanto alzare la voce, fare un po' il dittatore, e come racconto appunto nella mia storia, sapevo che i dittatori hanno vita breve, però dissi me ne andrò presto da qui, ma me ne andrò da vincitore, succeda quel che succeda. E ricordo che il nostro magazziniere a un certo punto della stagione mi disse: io non so come, ma tu ci prenderai a calci nel sedere, letteralmente disse così, fin quando non supereremo la quota punti per essere promossi, cosa che facemmo. Anche se poi arrivati a un certo punto avevamo 12 punti di vantaggio, i miei giocatori per vari motivi se ne andarono un po' in vacanza anticipata, alla fine siamo arrivati a pari punti con una squadra che però non aveva
già sapevamo che aveva rinunciato alla licenza, loro hanno rinunciato a febbraio, a marzo, perché avevamo forse addirittura 15 punti di vantaggio a quel punto. Quindi, e quindi fu una stagione che dal punto di vista nervoso mi costò tante energie, e fu anche la prima volta che mi confrontavo di persona con una situazione che sarebbe potuta diventare vincente. Però dovete immaginare una cosa, io parlo di questo in un capitolo proprio, come si fa a capire come si fa a essere vincenti? Se hai fatto il calciatore ad alti livelli lo sai perché l'hai vissuto, io non l'ho fatto il calciatore ad alti livelli, non lo sapevo, lo dovevo imparare sul campo, certo le lezioni di Trapattoni, però l'ho dovuto imparare, quindi è stato un work in progress continuo. E poi mi sono affezionato alla città, mia moglie è di Düsseldorf, giusto per fare un inciso personale, e sono rimasto ad abitare lì per un periodo, poi mi mancava Monaco, sono rientrato, quindi diciamo che il legame con questa squadra è talmente forte che va al di là del... E con quella promozione, chiudo, salvammo la baracca, perché passando di nuovo tra i professionisti, arrivarono dei contributi, poi fu costruita l'arena che noi inaugurammo, l'attuale arena dove gioca il Fortuna Düsseldorf, che noi buona parte del campionato la facemmo nel Paul Janes Stadion, uno stadio da 8.000 posti, che era quello dove aveva giocato il Fortuna Düsseldorf, che aveva vinto lo scudetto del 33, immaginate un po', quindi un luogo cult, no? Di culto importante. E quindi, no, ma poi era bello avere come tifosi Totenhosen, che è la band, una delle band più vendute del mondo, per chi la conosce, e loro sono di Düsseldorf, quindi avevi anche quest'anima rock intorno alla squadra, poi i tifosi sono particolari, la città è particolare, non so se voi conoscete Düsseldorf, le atmosfere, insomma la città di Claudia Schiffer, capostipite di una grande generazione di belle ragazze, a chi può interessare, cioè c'è tutta una serie di cose che mi lega a Düsseldorf, e quindi però mi costò parecchi chili di peso, perché mi fecero dimagrire quell'anno. Non fu un anno, diciamo no, facile, no, perché poi alla fine, insomma, anni facili non credo ne esistano mai. E andando invece su quella che era la terza esperienza, no, che ha fatto, quella Stoccarda con i Kickers, Rob, a questa esperienza ci leghiamo una parola che è un po' una parola che riassume bene anche la carriera, no, del mister, che è, pronunciala tu perché sei sicuramente meglio di me. Lizenz, grazie, no, per avermi insignito del parlare di tedesco, ma almeno non ho buttato via 20 anni di tedesco, almeno qualcosa sono serviti. Esatto. No, coach, allora, innanzitutto, appunto, per chi non lo conosce, è l'altra scuola di Stoccarda, ma non diteglielo quello dello Stoccarda, perché loro sono la scuola di Stoccarda, non diteglielo. Fu un anno, 2013, mi corregga se sbaglio, fu una salvezza che fu anche lì, diciamo, decisamente miracolosa, perché vi avevano dato tutti praticamente per spacciati. Sì, io arrivo ai Stuttgart Kickers al quarto tentativo in quella stagione, cioè 3 volte prima di me vengono scelti altri allenatori, perché per motivi vari, e che vengono esonerati in ordine uno dietro l'altro, finché il presidente si stufa una piccola cosa, Stuttgart Kickers hanno dato 2 campioni del mondo alla Germania, Jürgen Klinsmann e Guido Buchwald, che in quel caso è il mio direttore sportivo in quella situazione. Guido Buchwald non voleva che io andassi lì per motivi suoi che ancora oggi mi sono sconosciuti. Alla quarto tentativo, mancano 7 partite, la squadra è spacciata, il presidente chiama attraverso delle persone, mi fa un contatto e mi dice: mister, io adesso ho preso in mano la situazione, decido io, non faccio decidere a Buchwald, lei venga qui, prepariamo la stagione prossima, retrocediamo, prepariamo la risalita dalla Regional Liga. Quindi io sono stato ingaggiato per retrocedere e preparare la stagione successiva. Fortunatamente gli dissi: quante partite sono? 7 partite. La prima partita era contro il Borussia Dortmund Amateur, la seconda squadra, il lunedì, era un recupero, io ho firmato la domenica, quindi non ho allenato la squadra. Però poi mi guardai il calendario delle altre 6
E gli dissi: presidente, io accetto, però mi devi mettere un grande premio salvezza, una cosa importante dal punto di vista economico. E lui non batté ciglio, perché era convinto che questi soldi non li avrebbe mai pagati. E fu una mossa intelligente da parte mia, perché annusai negli incroci di calendario che se i risultati andavano in un certo modo, perché no, si poteva recuperare. Avevamo degli scontri diretti e praticamente la prima la perdiamo anche sfortunatamente col Borussia Dortmund in casa 1-0. Dalla partita successiva, 6 partite, totalizziamo 12 punti e all'ultima giornata ci salviamo. Ci salviamo battendo delle dirette concorrenti, battendo il Münster, è un club che mi odia perché da allora poi dovevano essere promossi in Serie B quel giorno. Arriviamo noi dell'Elite, vinciamo 1-0, loro perdono la promozione e da allora il club è andato in bancarotta, in rovina, e quindi la partita per loro se la ricordano meglio di me. E l'ultima giornata abbiamo lo scontro diretto a Darmstadt, davanti a 18.000 spettatori, dove non avevamo chance assolutamente, contro l'ex allenatore dei Kickers, che era stato esonerato a metà stagione, che era Dirk Schuster, mio ex capitano a Mannheim, perché ho allenato anche il Waldhof Mannheim per 3 mesi. Quindi immaginate tutti questi incroci, mi serviva un punto, facciamo 1-1 e quindi ci salviamo. Con la salvezza io avevo messo un premio e un rinnovo automatico di 2 anni, quindi immaginate. Il fatto è che io salvo questa squadra miracolosamente, vinco sti premi, prendo il contratto, però era chiaro che Guido Buchwald mi avrebbe fatto terra bruciata, infatti poi dopo un paio di mesi abbiamo concordato una rescissione del contratto, però i Kickers devo dire che da allora poi hanno fatto una serie di retrocessioni, adesso giocano in quinta divisione, Non voglio dire che gli ho mandato la maledizione come Bela Gutman lì al Benfica, però secondo me si potrebbe parlare già della maledizione di Morales per quanto riguarda il... Però non glielo diciamo questo. Ogni anno arrivano un pelo dalla promozione e poi pof, e non ci riescono, quindi non lo so. Però è stata una cosa un po'... La cosa che noi abbiamo utilizzato è la parola licenze. Perché guardando la sua storia, lei ha avuto la A e B Shine in Germania, ha fatto il suo percorso di Coverciano in Italia e poi ha fatto anche direttore sportivo in Italia. Le volevo chiedere la differenza delle due formazioni, al di là poi dei livelli che sono livelli diversi. Volevo sapere se ha trovato delle differenze, delle cose, a parte che sono anche in orizzonti temporali molto diversi, ecco, sì. Perché... però volevo chiederle le differenze rispetto alla nella formazione di un allenatore. Allora, nella formazione di un allenatore, adesso io l'ho fatto molto tempo fa, però poi ho seguito i corsi di aggiornamento che siamo obbligati a fare ogni 3 anni, quindi ho frequentato l'ambiente del allenatore tedesco e della federazione. Tra l'altro ho preso anche un patentino da direttore sportivo in Germania, quindi insomma sono abbastanza up to date, come si dice, no? Aggiornato. E da noi si analizza il calcio in maniera veramente molto acribica, molto dettagliata, soprattutto dal punto di vista tattico. In Germania no, nonostante le cose siano migliorate, se guardiamo la fase difensiva della Germania ai mondiali del 2018 e la fase difensiva della Germania ai mondiali del 2000, questo qui del Qatar 22, nemmeno le squadre di eccellenza fanno gli errori che fanno le squadre tedesche. La nazionale tedesca, la differenza sostanziale è in questa: a noi il calcio, il gioco viene molto analizzato in tutti i suoi dettagli, in tutte le sue sfaccettature, in tutte, diventa quasi noioso da questo punto di vista, e talvolta anche sul campo lo è. In Germania sono un po' più all'acqua di rose, quindi sì, ci sono ovviamente dei programmi, si fanno delle lezioni, però le differenze sono soprattutto queste. La formazione che hai ai corsi di Coverciano, dal punto di vista, ecco, parlo di base, insomma, di teorica, non te la danno i corsi che fai in Germania. Io racconto un aneddoto del 91, però, ma potrebbe essere oggi uguale, dove io vado a vedere la mia prima partita all'Olympia Stadium, Bayern Monaco, Stella Rossa di Belgrado, semifinale di Coppa dei Campioni. Il Bayern perde perché Jupp Heynckes fa delle cappellate con la sua squadra dal punto di vista tattico, la squadra perde sta semifinale. Pochi giorni dopo abbiamo lezione lì a Grünwald, c'era il centro tecnico dove facevamo
la Grünwalder Sportschule, che non so, penso non esista più, e si parlava di sfortuna. Il Bayern ha avuto sfortuna. Siamo stati sfortunati. Cioè, nessuno fece un'analisi tattica. E io dicevo, perché non ci arrivavano e poi non si sarebbero mai permessi, per un fatto gerarchico, e comunque nella testa dei tedeschi la gerarchia è un fattore importante in questa società, sarebbero mai permessi di andare a criticare, questa è la mia prima squadra, di andare a criticare Heinkes, che aveva fatto evidentemente degli errori tattici. Quindi, fondamentalmente la preparazione, è chiaro che oggi ci sono i video, puoi vedere tante cose, sai, c'è la tecnologia, quindi bene o male i sistemi di allenamento, però non si va a analizzare il gioco con quella, diciamo, anche, come posso dire, pedanza quasi, come si può dire, proprio puntualità che facciamo noi quando facciamo i corsi allenatori. Questa è un po' la differenza. Però io vado a fare la licenza in Germania perché in Italia non me la fanno fare all'epoca. Io vado in Germania perché l'Italia non mi permette di iscrivermi al corso, il corso base. Ragazzi, ho scritto un libro perché sono talmente tante le cose che io racconto. Sono tutte dentro l'ombra del mister, ricordiamo il nome, l'ombra del mister, il libro che potete trovare. Mister, allora, noi siamo arrivati quasi alla conclusione, manca l'ultima parte, no? Che come dicevamo sarà domande su quella che è la Bundesliga di oggi, sull'attuale Bundesliga, quindi in questo caso 22-23, no? E quindi non aveva ancora un nome questa puntata, poi ho pensato che abbiamo dato il nome Pretzel alla parte iniziale. Abbiamo poi le 5 parole chiave, nel frattempo abbiamo birra, e cosa ci sta bene alla fine? Ci sta bene un bello strudel, no? Cioè, possiamo essere d'accordo? Un apple strudel magari, però questo non lo diciamo ancora. Gio, cosa consiste questo strudel? Allora, in realtà sono più pronostici forse, quindi noi ogni tanto ci dilettiamo e sbagliamo sempre, chiaramente. Però, appunto, adesso siamo a metà stagione, quindi pochino, qualche indizio c'è. E parto con la prima domanda diretta: chi vince la Bundesliga? Ma io i pronostici non li azzecco mai. O Borussia Dortmund. C'è un po' di scaramanzia nella sua risposta. Ok, fantastico. La questione che ho avuto oggi, guardando un po' la classifica, le cose, ho detto ci può stare. Ok. Chi lo procede? Cioè, sia le due dirette che la terza e ultima. Difficile. Io, secondo me, quest'anno l'Erta non ce la fa. E quindi io direi Schalke e Erta Berlino, perché all'Erta c'è una situazione societaria, adesso con cambi, eccetera, non c'è chiarezza. Se la so cavata negli anni scorsi, l'anno scorso con Magat, no? Mi pare che era andato lì a... Il vecchio Felix, mio grande amico Felix, che va lì a fare quasi 70 anni sta salvezza. Quest'anno mi sa che Hertha e Schalke scendono dirette. E poi per la terza con il relegationsspiel, difficile perché Stoccarda, Bochum, adesso Hoffenheim ha cambiato l'allenatore oggi, quindi sì, è probabile che si riprenda. Poi bisogna capire dalla B chi capita, perché se capitano delle squadre a volte che sono quindi non mi pronuncio sulla terza, però io credo Hertha e Schalke possono essere due candidati. Ok, la Cassazione approva la rinuncia alla terza squadra, va bene. Sì. Non c'è più Lewandowski, quindi è una domanda più difficile. Invece il capocannoniere chi sarà? Chi è avanti? Veramente quest'anno capisco che è difficile quest'anno. L'anno scorso sarebbe stata facile. Anzi, negli ultimi anni. Non lo so. Ok. Non sono molto bravo sui pronostici. Poi mancano tante partite ancora. Siamo a metà stagione in pratica. No, però mister, gliela rigiro allora. Ma c'è un attaccante di questa Bundesliga che proprio dice questo è veramente forte, cioè questo tra 1 o 2 anni può andare veramente a segnare 25-30 con la stagione? Ma c'è un Kwonkwo, come si chiama? Un Kwonkwo. Che è un giocatore che a me piace molto. Adesso non so,
è un giocatore secondo me che può avere grandi prospettive. E poi sì, questo è il giocatore che vedo in avanti, no? Per quello che ha fatto negli anni scorsi, per le stagioni che sta facendo, non solo. Sì, poi adesso leggevo oggi che tornerà tra poco dall'infortunio, quindi sono d'accordo che anche in realtà aggiungo che anche forse sul ruolo, come capocannoniere possa tornare assolutamente in ballo. Non so se torna in ballo come capocannoniere, però è il giocatore che più mi ha dato l'idea di avere una prospettiva importante. Sì, sì. Tra quelli che giocano in attacco, perché quello che mi piace di più, diciamo così, dai, mettiamola così. E quindi l'altra domanda sarebbe stata sul giocatore sorpresa. Diciamo che se c'è, la domanda quindi è se c'è, oltre a Nkunku, un giocatore che ritiene essere, in realtà, perché poi Nkunku, giustamente, come ha detto lei, è in uno sviluppo, quindi non lo vedo neanche tanto, almeno personalmente, come sorpresa quest'anno, è una conferma. No, quest'anno. Sorpresa, no. Però, per esempio, a me piace molto il ragazzo americano Reina, Giovanni Reina è un giocatore che ha grandissime qualità. Io ho avuto modo di vederlo già piccolissimo in America, negli Stati Uniti, in un viaggio che avevo fatto, e conoscendo il papà, Claudio Reina, famoso, sì. Già giocatore anche in Germania, credo che giocò a Wolfsburg, stesso a Dortmund, eccetera. E lui mi disse: guarda, mio figlio sta venendo su bene. All'epoca era l'Atalanta interessata al suo figlio, però, come spesso sapete, i club italiani ci devono pensare mille volte prima di prendere un talento, e poi il Borussia Dortmund fu più veloce. Ecco, Giovanni Reina, per esempio, mi sembra un giocatore che possa, a parte Bellingham, che è già un giocatore importante, insomma, stiamo parlando di giocatori. Io direi che Reina mi sembra uno che può essere, può consolidarsi, perché poi sai, puoi fare 3 mesi alla grande, puoi fare 6 mesi alla grande. Poi c'è il ragazzo dell'Everkusen, che mi sfugge il nome, che è infortunato. Erz, esatto, che rientrerà anche lui. Ecco, lui ha anche grande talento. Ecco, questo è un giocatore che sicuramente ne sentiremo parlare più avanti. Poi sai, in Germania escono tanti talenti. Però ripeto, il talento sì, 3 mesi, 6 mesi, poi che cosa fai? No? Oggi sentivo Zaniolo è partito, 24 anni, e Zaniolo 24 anni poteva fare, grande talento, però poi nel concreto è stato incisivo poco per le qualità, a parte gli infortuni, al netto degli infortuni. E noi abbiamo altri esempi in Italia, Balotelli poteva diventare un giocatore stratosferico, un centravanti, e si è perso nel corso della carriera. Quindi in Germania, diciamo, quelli lì che mi danno senso di continuità anche nel talento, ecco, il ragazzo Leverkusen e Reina, direi questi due nomi. Perfetto. L'ultima domanda, ma forse una conferma, la squadra delusione è l'Erta? No, non direi, perché l'Erta negli ultimi ha fatto brutte figure, quindi sta continuando. È una conferma. È una conferma più che una delusione. È una conferma, ma delusione Bayer Leverkusen, perché poi vabbè, ha cambiato l'allenatore, quindi quando ha cambiato l'allenatore sta recuperando un pochino con Xavi Alonso. E quindi, ma io direi che quest'anno è un po' il campionato delle conferme. Conferma dell'Union Berlino che sta crescendo, dell'Eintracht Francoforte, del Friburgo stesso, dell'Ipsia, che bene o male si stanno tenendo tutte quante nelle posizioni di alta classifica, bene o male. E il Wolfsburg piano piano sta rientrando, però delusione vera e propria, sì, forse Leverkusen che per il potenziale che ha dovrebbe essere un po' più vicino alle prime posizioni, secondo me. E grazie. Su questo direi che con un pronostico negativo su Bayer Leverkusen, che poi alla fine è un grande classico del calcio tedesco anche questo, no? Anche questo, possiamo mandare in archivio la prima puntata, anzi la puntata zero di Prost, quindi ragazzi, di nuovo per tutti, Prost, per chiudere anche
per l'ultima volta. E, grazie mille Roberto Brambilla. Ciao Rob. Grazie, grazie Gio, grazie al mister e grazie a tutti. Giorgio Tosatto, ciao Gio, grazie. Ciao Gio, grazie al mister. E soprattutto un grandissimo grazie a mister Massimo Morales che è stato con noi e si è prestato a questa puntata zero di questo nuovo format che speriamo abbiate apprezzato, speriamo di tornare con altre puntate. Se non ci chiudono il canale torniamo, se qualcuno accetta di venire, perché sennò diventa un po', diventa problematica. Grazie mille mister Massimo Morales, a presto. Grazie a voi, a presto, grazie. E ovviamente ricordo a tutti voi che ci avete seguito di seguirci anche su Facebook, su Instagram, su tutti i nostri canali social, ascoltate il podcast, ci sono un sacco di puntate, una settimana per quest'anno. Siamo così e per oggi, anche per oggi, da Giorgio Dusi è tutto, i Cabeferti, che citazione che facciamo sempre alla fine di ogni puntata, che sono sicuro il mister apprezzerà molto, e grazie mille a tutti di nuovo. Ciao. Sì, sì.